raccomando, le chiedo di fare attenzione perché qua il muretto è basso, l'acqua è bassa, quindi mi raccomando non fare i muri perché potrebbe essere pericoloso. Sono le semplici ma mai banali raccomandazioni di un bagnino professionista a poterci garantire un'estate in piena tranquillità. Eppure dietro i 2000 incidenti in acqua, di cui 1209 mortali, denunciati dall'Istituto Superiore di Sanità, spesso c'è proprio questo, il mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza, sia da parte degli adulti che dei bambini, anche nuotatori esperti. I negamenti è per tutti, soprattutto quando non si rispettano le regole, che può essere o di un impianto sportivo ma anche del mare. Gli incidenti molto spesso capita perché chi... capitano a quelli che non rispettano fondamentalmente le regole date dall'assistenza bagnanti o dall'impianto stesso. Se, come emerge dal rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 90% delle morti in acqua si verifica in paesi a basso reddito, dove i corsi sono preclusi alla maggioranza della popolazione, fondamentale poter imparare a non aver paura dell'acqua fin da piccolissimi. È importantissimo, è il primo sport che andrebbe fatto perché fortunatamente siamo circondati dal mare. Siamo qui a Roma a 20 minuti dal mare e ci troviamo molto spesso ad avere dei bambini di 8, 9, 10 anni che ancora non hanno avuto nessun approccio con l'acqua. Questo è importantissimo, che tutti quanti noi genitori, quanto sono papà di 3 figli, facciamo sì che i nostri figli imparino ad aver paura di questo ambiente che non è ostile. I tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità hanno fornito utili indicazioni perché le vacanze non diventino un incubo e il buon senso fa la differenza. Dagli istruttori e dal personale di salvataggio l'ultimo monito. La consapevolezza di saper nuotare non è il lasciapassare per azioni spericolate in acqua, anche in condizioni di estrema pericolosità. Scendete giù per favore. È molto complicato al mare andare a salvare una persona. Non fatelo, mi raccomando, ma andate dalle persone che sono predisposte per questo.